Ciao a tutti, sono Elena del benesseroolistico.com. Parliamo di Gentia, il rimedio numero 12 della floriterapia di Bach. Tendenzialmente Gentia è un po' il pessimista cronico, quello del bicchiere sempre mezzo vuoto, quindi qualunque cosa gli capiti, qualunque cosa accada nella sua vita, è sempre un qualcosa velato di nero, quindi nel momento in cui c'è qualcosa di positivo, Gentian si aspetta subito un risvolto negativo. Non è un vittimista, non è convinto che il mondo sia contro di lui, è proprio convinto che il mondo sia in negativo per tutti e lui ovviamente ci finisce in mezzo. Per cui vede sempre appunto un aspetto negativo in ogni situazione. Gentian è abbastanza un demolitore, una persona che abbassa, diciamo, il buon umore in compagnia, che smorza l'ottimismo e trova sempre un modo per far vedere un aspetto negativo. E se l'aspetto negativo non c'è adesso, è convinto e trasmette agli altri l'idea che l'aspetto negativo arriverà ovviamente domani, se non addirittura tra un paio d'ore o al massimo dopodomani. Quindi Jensen è proprio fisicamente, visualmente, la persona che vede il bicchiere mezzo vuoto. Qualunque cosa capiti, c'è sempre una metà che manca, c'è sempre un qualcosa di non succede, diciamo, non particolarmente roseo. Quindi Jensen ha bisogno di ritrovare un pochino di luce nel suo quotidiano, un pochino di ottimismo, perché comunque questa sua negatività, questo suo pensare sempre negativo si ripercuote anche sul suo discorso di salute, anche perché banalmente quel momento in cui arriva in un disequilibrio estremo, Jensen è quello che magari ci dice: ah sì, oggi sto bene, ma domani chissà che cosa mi salta fuori. E si vede già un po' con un piede nella fossa, ma semplicemente perché prima o poi tutti moriremo. Però diventa poi una negatività che si interiorizza sempre di più, quindi gli blocca anche le occasioni della vita, si chiude in automatico delle porte perché ha paura dei risvolti negativi che ci possono essere dietro ad una scelta, dietro un cambiamento. E allo stesso modo va a contagiare tutte le persone che gli stanno attorno. Quindi Jensen ha bisogno del riequilibrio di questo fiore proprio per ritrovare ottimismo. E oltre ad assumere il fiore, può andare a ripetersi o a scrivere che apprezza ogni situazione che la vita gli offre.